È ormai evidente che in casa Juventus siamo di fronte a una vera e propria rivoluzione. Ci sono dei cambiamenti che sono evidenti. L'arrivo di Giuntoli ci ha fatto capire come le cose, economicamente parlando, non siano più rose. La situazione non è esattamente esaltante, però per poter rinascere è necessario un periodo di assestamento, un periodo anche non esattamente entusiasmante come quello che la Juventus sta vivendo in questo momento, ripartendo non da figure, non da superstar, non da mega star, ma da giocatori forse che non attirano chissà quanta folla, ma che possono essere molto concreti. Ed ecco che da questo punto di vista la Juventus sta cercando di ripartire senza i colpi ad effetto come ai tempi di Gonzalo Higuaín, strappato dal Napoli, o come ai tempi di Cristiano Ronaldo, strappato dal Real Madrid, però con un percorso, come lo chiama Giuntoli, virtuoso. E questo si può fare attraverso nomi, come quello di cui parliamo oggi, che sono molto interessanti. E quindi cerchiamo di capire di che si tratta, cerchiamo di analizzare il tutto, perché oggi Nicolò Schira ci dà una notizia molto importante su un giocatore che può trascinare la Juventus nei prossimi anni e diventare più, forse per un aspetto caratteriale, che per un aspetto tecnico, uno dei pilastri della nuova Juventus. E quindi scopriamo il dettaglio tutto, cerchiamo di analizzare tutto oggi qui su FCM News Sport. Io come sempre vi ricordo che qui sarete aggiornati sulle vicende della Juventus in maniera del tutto gratuita. Potete iscrivervi attivando la campanella delle notifiche, ma soprattutto lasciare un like a questo contenuto, perché ci aiuta davvero tanto per lo sviluppo di nuovi contenuti. E allora, a volte nel calcio succedono delle robe incredibili, delle vere e proprie favole, ed è quella che le sta vivendo in questo momento Federico Gatti, 25enne, difensore della Juventus, nato a Rivoli, a due passi di fatto da Torino. Stiamo parlando di un giocatore che con un blitz che Rubini nel gennaio 2021 aveva anticipato alla concorrenza del Torino, che l'aveva praticamente preso, voleva formare la coppia Gatti Bremer, un duo difensivo che doveva essere il futuro del Torino. Ed invece Cherubini anticipa tutto con un'offerta al Frosinone di 7,5 milioni di euro più bonus, un investimento che si è visto alla lunga molto interessante, molto utile, tanto da entrare fin da subito nei cuori tifosi juventini. Un difensore che forse ha ancora molto da imparare da un punto di vista tattico, da un punto di vista tecnico, però anche un aspetto legato a un carattere molto forte. Un giocatore che ha fatto una lunghissima gavetta, ha cercato più volte di arrivare a certi livelli, è arrivato al calcio che conta soltanto a 25 anni, quando già oggi a 18-19 anni si è considerati maturi e si deve già subito arrivare a grandissimi livelli. Ormai nel calcio moderno, nel calcio in cui tutti siamo lì sui vari football manager a cercare i giovani talenti, si ha la percezione che a 19-20 anni si deve essere già un giocatore bello che è formato. Ed invece ogni storia ha una vita a sé, ogni situazione, ogni carriera ha una sua storia. Quella di Federico Gatti è la storia di un giocatore che a 25 anni entra nel calcio del Conda, quanto in realtà non era neanche poi così scontato. E Federico Gatti in questo momento è un giocatore che sta a poco a poco prendendo sempre più piede nella Juventus e sta superando a poco l'exporto Alexandro. Sì, perché il sorpasso definitivo nei confronti del numero 12 sta avvenendo a piccoli passi, ma a poco la Juventus sta cercando sempre più di inserire Gatti in un progetto futuro, dove in questo momento è chiaro che anche per la questione di ingaggi e di gerarchie Alexandro rimane poco più avanti. Perché? Perché Alexandro guadagna 6 milioni e mezzo e Gatti ne guadagna 1. Ma attenzione, perché nella seconda metà di settembre, come riportato da Nicolò Schira, ci sarà un incontro tra Giuntoli e i rappresentanti di Gatti, che sono appunto Paulillo e Carnaghi, che appunto avranno un incontro per fissare e definire il prolungamento di contratto per Gatti, che dovrebbe, queste sono le notizie che trapelano in questi giorni, rinnovare per un altro anno, perché il suo contratto è scadenza nel giugno del 2027. Quindi qualcuno mi potrebbe dire: ma qual è la necessità di rinnovare di un solo anno? Semplice, perché ci sarebbe in tutto questo un aumento di ingaggio. Perché vi abbiamo raccontato la nuova strategia della Juventus, è una strategia che vede un abbassamento graduale degli ingaggi, e lo abbiamo detto. In questo momento Gatti guadagna 1 milione di euro, un solo milione di euro. Un milione di euro che
rispetto ai standard soliti alla Juventus, in cui, per capirci, Rugani, che è il quarto quinto difensore della Juventus, guadagna 3,5, c'è qualcosa da rivedere. E anche a livello gerarchico queste situazioni nello spogliatoio si avvertono, e quindi un Gatti che vede giocare più, si vede giocare, o comunque vede che le sue presenze sono superiori a quelle Rugani, ma a livello di ingaggio gli è sotto di quasi 2,5 milioni, c'è qualcosa che non va. Ed è non è un caso che si sta parlando del rinnovo di entrambi, ma quel caso, nel caso di Gatti si parla di un aumento contrattuale, nel caso di Rugani si parla di uno spalmare il proprio ingaggio abbassando le cifre e cercando di abbassarlo a 2, guarda caso, l'ingaggio che potrebbe paradossalmente avere Gatti. E quindi Gatti e Rugani potrebbero entrambi rinnovare, ma entrambi a cifre più basse. O meglio, Gatti potrebbe rinnovare con un aumento, Rugani potrebbe spalmare il suo contratto in più anni, ma con un dimezzamento, ma un abbassamento dell'ingaggio. L'obiettivo per la Juventus è far sì che entrambi guadagnino 2 milioni di euro. Per due giocatori che però hanno prospettive diverse, perché Rugani ha 25 anni ma sta prendendo sempre più piede. Tra l'altro quest'estate c'è stato anche un interessamento dell'Everton, un Everton che aveva provato a portare Gatti in Premier League, e invece la Juventus dice no a tutto questo. Dice no perché sa che tra le mani è un giocatore che, al di là, come abbiamo detto, della tecnica, della tattica, è un giocatore che mette una grinta e una voglia di fare, forse dovuta a tutta quella gavetta che ha fatto in passato, che è fuori dal comune. E questo non soltanto gli allenatori, ma anche i tifosi, di questo ne tengono conto. Ed infatti Gatti, nonostante l'anno scorso non abbia fatto una stagione esorbitante, eccezionale, indimenticabile, comunque è entrato i tifosi della Juventus, dei cuori della Juventus, comunque tutti i tifosi lo vogliono vedere sempre titolare, e quando non c'è, a discapito di un Alexandro che invece rispetto a Gatti si vede che sta da più anni ma è meno legato alla Juventus, perché un uomo legato alla Juventus decide e capisce che a un certo punto è il momento di lasciare, e invece lui, per questioni chiaramente economiche, continua in questo percorso di involuzione che ormai dura da parecchi anni. Ed è per questo quindi che Gatti è entrato nei cuori dei tifosi juventini subito, e chissà quando ne uscirà, perché questo contratto fino al 2028 potrebbe legarlo ancora di più a una maglia che ormai sente sua, e fa strano pensare che doveva essere la coppia del Torino, quella formata da Gatti e Bremer, ed invece i due si sono ritrovati a Torino, perché a gennaio del 2022 la Juventus prende Gatti e lo lascia a Frosinone con l'intento di portarlo a giugno a Torino. A luglio del 2022 la Juventus cede De Ligt e decide di investire tutto su, con parte dei soldi dell'olandese, dal Bayern Monaco, decide di investire sul centrale brasiliano del Torino. E quindi i due che dovevano incontrarsi a gennaio a Torino, nel Torino, si incontrano a luglio a Torino, nella Juventus. Un ottimo salto di qualità per entrambi. È chiaro che su Gatti c'è un'ottima aspettativa, tra l'altro il suo sogno è anche cercare di rientrare in maniera fissa nella nuova nazionale targata Spalletti. Lui è già stato convocato in passato, Spalletti nell'ultima non lo ha convocato perché magari Spalletti aveva già un suo piano, però quest'anno potrebbe essere l'anno della rinascita anche per quanto riguarda la nazionale. E quindi vi dico, Gatti merita secondo voi il posto nella nuova Juventus? Merita tra l'altro questo adeguamento del contratto con prolungamento fino al 2022? Apriamo un bel dibattito qui sotto nei commenti.